Wow, amici pokefanatici, benvenuti alla 27esima parte della guida Pokémon X, interamente in alta definizione. Nell'episodio precedente abbiamo esplorato il percorso 13, l'odiosissimo percorso 13. Mi sono preso una piccola pausa al termine della registrazione della parte precedente, in quanto avevo uno stress addosso allucinante a causa di tutte le trapparene subite. Comunque, in questo episodio esploreremo la centrale di Kalos e cercheremo di risolvere il problema alla centrale elettrica che affligge la città di Luminopoli con continui blackout. Quindi, bando alle ciance, passiamo all'azione, attiviamo il pass centrale che abbiamo preso in prestito dal membro del Team Flare e incamminiamoci in questa centrale. All'interno di essa non troverete nessun Pokémon selvatico, a differenza delle centrali precedenti. Non troverete nemmeno degli strumenti da recuperare. Gli unici strumenti che vi daranno ve li daranno degli addetti ai lavori. Quindi, ehi, fermo lì! Chi sei? Ehi, ragazzino, dove sbuchi? Cosa vuoi? Che cazzo fai? Oh, dove credi di andare? Qui può entrare solo il personale autorizzato. E io sono stato autorizzato, mi ha dato il pass il tuo collega, ciccio. Quindi affrontiamo questa recluta del Team Flare, che manda in campo uno Scraggy, un Pokémon di tipo buio lotta, quindi sarà pane per le mascelle di Tyrantrum, che va con una bellissima spaccaroccia. Boom! Sopravvive per pochissimo, va di rivincita, ho difese piuttosto buone, quindi sopravvivo. E vado con un Dragartigli per finire Scraggy. Ok, un po' di esperienza. I lefties fanno il proprio dovere. E ci manda in campo un Krogunk. Quindi cambio Pokémon, switch a Gardy, che è più adatta a confrontarsi con Krogunk. Non è nemmeno necessario scomodare Psichico, perché con una debolezza 4 per la tipo Psico, confusione basta e avanza. Quindi Krogan fuori dalle balle. Boom! One hit KO, certo. Ok, buona esperienza. Si dispera. È bellissimo così, come si disperano queste reclute. Ma tu, da dove sei sbucato? Caccia i soldi e proseguiamo oltre. Vediamo cosa da dire. E tu che ci fai qui? Sparisci! Non vedi che stiamo rubando l'energia elettrica? Ah, bravi, bravi, lo dichiarate pure. Entriamo in questa stanza. Al momento c'è poco o nulla da fare se non parlare con questo tizio, che ci farà un'offertona. Che ne dici un po' di acqua fresca? Di solito una bottiglia costa 200 lire, 200 poche crediti, ma ti farò un pezzo speciale, 300 poche crediti. Cioè, ce la fa pagare di più? Direi di no, puoi anche tenertela. È cara, lo so, ma in tempi come questi purtroppo non posso fare di meglio. Sì, va bene che c'è crisi, però andiamo piano. Qui troviamo uno dei pochi strumenti ottenibili, anzi l'unico fino a questo momento, una lastra saetta che permette ad Arceus di acquisire il tipo elettrico. Mentre se parliamo con questo Mino, che se ne sta rintanato in un angolo, volevo nascondermi ma sono rimasto incastrato. Fa tanto di... non so se vi ricordate il film Tutti pazzi per Mary, l'interpretazione iniziale di Ben Stiller. Se non avete visto quella scena, andatevela a vedere perché è assolutamente epica. Anyway, proseguiamo oltre nell'esplorazione centrale. Qui c'è un'altra recluta del Team Flare. Prima di affrontarla però direi che è il caso di ricaricare un po' il piccolissimo Tyrant con una bella gassosa. Su Tyrant, ottimo, torna quasi a piena vita e adesso possiamo affrontarlo al meglio. Anche se è una squadra di Pokémon con te, pensi di poter affrontare da solo il Team Flare? Vuoi scherzare? No, vi prendo a calci nel sedere da solo. Quindi affrontiamo anche questa recluta che manda in campo Krogunk. Krogunk contro il quale non posso fare più tanto con questo moveset. L'unica mossa normalmente efficace è Dragartigli, quindi procediamo con quella. Bene, va giù, ottimo. Nel frattempo Doublade sale a livello 43.
Molto bene. Ok, torna a piena vita grazie ai lefties. Golbat. No, mando di nuovo Guardi, che comunque è pari livello di Tarantrum. Quindi ha bisogno anche lei di un po' di esperienza. Golbat mi dà anche degli EV in velocità, non male. Sebbene penso che ormai gli EV saranno già alzati al massimo. Confusione ce n'è per i santi e per i beati. Boom! Ciao pipistrello. Un po' di esperienza che non fa mai male. E abbiamo sconfitto anche questa recluta. Ah, ho perso contro il ragazzino. Mi sento così sciocca. Non ti senti sciocca. È un parere generale, sai? Rivolto a tutti i membri del team, ovviamente. Ok. Sconfitta questa recluta, accediamo a una nuova zona della centrale. Proseguiamo di qui e veniamo interrotti da un'altra recluta del Team Flare. Ah, un intruso! Ci penserò io a fermarti. Sono un osso duro, cosa credi? Se sei come i tuoi colleghi precedenti, ti spasserò via nel giro di due turni. Ma nel campo mai cena. Ah, solo un Pokémon, quindi può darsi anche un turno. Faccio scendere campo Tarantrum. Non ha prepotenza questo Maitiena, ottimo. Quindi vado con Dragartigli, dovrebbe finire al tappeto. Ha resistito per un pelo, ma ha resistito. Va di boato, fa scendere in campo, vediamo un po' chi. Charizard, che così dovrebbe salire al 49, cioè al 48. Vado di Rogodenti. Ciao Maitiena. Vediamo se è sufficiente a farmi salire al 48. Direi proprio di sì. Non impara niente ovviamente, perché ha imparato al 47 lancia fiamme. Velocità non finire per questo Charizard. E abbiamo sconfitto anche questa dispertissima recluta del Team Flare. Siete proprio grammi, lo sapete? Allora, fatto ciò, non possiamo proseguire in direzione est. Andiamo ad ovest. Siamo costretti a fare ciò. Troviamo l'ennesima recluta del Team Flare, che è pronta ad essere shankata da Tyrantrum, con due Pokémon stavolta. Ma nel campo uno Scraggy. Vediamo se stavolta con Spaccaroccia ce la farò. Però se non sbaglio era il 31 quello di prima, quindi dovrebbe resistere questo. Se non ha natura favorevole. No, va giù, meno male. Ha un crit. Bene. Proprio al momento giusto. E ci manda in campo Gringe sale al 47. Molto bene. E manda in campo un Golbat. Quindi stessa strategia di prima. Switch a Guardi. In modo che dovrebbe salire di livello anche Tarantrum. Forse. Sconfiggendo questo pipistrello. Ok, traccio fuoco dentro. Beh, mi serve relativamente, visto che non ha bruciapelo Crobat, cioè Golbat. Confusione. One shotiamo il Golbat. Un altro brutto colpo. Due brutti colpi su due. Sale 43 Guardi. Non dovrebbe imparare niente, perché ha imparato a 40 psichico. Statistiche molto buone. Ha degli aumenti incisivi, diciamo. E anche Tarantrum sale 43. Fuori dalle scatole. Ah, ti sei persino sorpresa che ti ho battuto. Ah, santa pazienza. Vediamo se riusciamo. Che cazzo di viste hanno queste reclute? Sono passato nell'angolo opposto e mi ha beccato lo stesso. Quante cavolo ce n'è? Ce n'è ancora parecchie. Ok, manda in campo Golbat. Io faccio venire in campo Tyrantrum. Direi che al 43 con una forza antica stabata potrei one shotarlo. Vediamo un po'. Ok, benissimo, bravissimo Tyrantrum. E manda in campo Maitiena. Maitiena, Maitiena, Maitiena. Sì, lascio lui con Spaccaroccia, sperando che non abbia prepotenza. Vediamo un po' quanto gli faccio. Potevo andare con... No, con Dragartiglio shottavo di sicuro. Damn it. Quello che ho affrontato prima era il 34, quindi ero sicuro che lo mettevo giù. Vabbè, pazienza. Lui va di Segugio, io lo finisco con Spaccaroccia.
Comunque, queste reclute hanno dei Pokémon che danno dei buoni EV se state EV trainando il vostro team. Perché sono comunque Golbat, da buoni EV in velocità, mai tiene in attacco e via discorrendo, quindi non è male allenarsi con queste reclute. Quanto ce n'è ancora? E là là, Flare! Un solo Pokémon, quindi avrà di livello alto. Mamma mia, se sei brutto. Non sei ai livelli Fufru, ma ci siamo molto vicini. Uno Swalot, un puzzolentissimo Swalot. Swalot ha buone difese, quindi andiamo con uno Sgranocchio potenziato dalla Ferramascella. Vediamo se basta, ma non penso. Infatti resiste, va con Ripeti, maledetto. Sono costretto ad usare Sgranocchio a questo punto. Bene, se ne va. Buono, niente male come esperienza. Lucario sale a livello 46. Santa pazienza. Finiranno prima o poi queste reclute del cavolo. Ogni due passi trovate una recluta. Dannazione. Meno male che non sono a livelli altissimi, perché comunque io sono molto più alto ai livelli. Altrimenti ci sarei parecchio. Un Lippard! È tipo buio, quindi non andrò con Sgranocchio, ma vado di Dragartic, lo shot assicuro. Bravissimo il mio T-Rex! Un altro Swalot. Però stavolta dovrebbe essere a livello più basso, quindi può darsi che uno Sgranocchio. Ah, però di poco, non basta di sicuro. Devo switchare a Gardi, vabbè. Proviamo uno Sgranocchio, ma non va su, non va giù di sicuro. Difatti resiste, va di tossina, bastardo! Vabbè, ho gli antidoti in borsa, quindi non è un problema gestire questo iperavvelenamento. E vado di Dragartigli. A suon di reclute sto per finire i PP delle mosse. Urge un aumento di livello per Tyrantrum. Ottimo, quindi adesso lo cambio e metto al primo posto Gardi, in modo da allenare lei. E abbiamo sconfitto anche quest'altra recluta del Team Flare. Cioè, mi viene a dire anche come ci sei permesso. State rubando energia elettrica, fate voi. Allora, mettiamo al primo posto Gardi, in modo che alleniamo lei. E direi di curare Tarantrum dall'iperavvelenamento con un bel antidoto che dovrebbe essere in cima alla lista, se non vado errato. Sì. Ed è proprio qui. Ne abbiamo una bella scorta di strumenti curativi, visto che i Mone li ho fatti parecchi negli episodi precedenti. E proseguiamo qui. Un'altra recluta. Il casino è che se mi mandano Scraggy o uno Scrafty, non ho mosse offensive che possono toccarli con Gardi. Non l'avevo considerato questo. Per fortuna ci manda un Krogunk, che sarà facile preda di una Confusion. Ok, fuori dalle scatole Krogunk. Non abbiamo ancora visto di Toxicroak. Può darsi che più avanti qualche ufficiale, magari qualche grado superiore ce l'abbia. Ci manda in campo uno Scraggy. Ritiro quindi Gardi e faccio scendere in campo di nuovo Tyrantrum. In quanto con confusione, con psichico, essendo tipo buio, non posso scalfirli. Da notare l'animazione, lo sprite da dietro di Tyrantrum, che è spettacolare. Fate conto, non si vede il pavimento dove poggia i piedi, ma si vede rialzato per coprire tutto lo sprite, altrimenti penso che coprirebbe tre quarti di upper screen. Ok, fuori dalle balle. Un Lippard. Lippard anche lui è tipo buio, quindi proseguo l'offensiva col mio T-Rex, sempre spaccaroccia. Bang! Super efficace, non c'è scampo.
E Double sarà a livello 44, bene. Andiamo avanti veloce perché tanto dicono un mucchio di scemate. E vediamo se abbiamo finito le reclute. Allora, di qui, ok, siamo bloccati, quindi procediamo di sopra. Vediamo se a livello superiore c'è qualcosa, c'è qualcuno più che altro, posso notare. Ed affrontiamo dunque questi allenatori. Quanto ci vuole ancora? Abbiamo accumulato l'energia necessaria per l'operazione di attivazione. Allora possiamo ritirarci. Abbiamo altre missioni da portare a termine. Altre missioni. Ad esempio, sbarazzarci di quell'allenatore fastidioso. Devi solo provarci. Cosa ci fai qui? A quanto pare, gli operatori della centrale non erano i soli ostacoli da eliminare. E ci sfida questo crapapelata, amico di belli capelli, ufficiale del Team Flare. Manda in campo, no, un Houndoom che non posso scalfire con Guardi, essendo tipo buio fuoco. Anche se avevo tracciato fuoco ardore, che non era niente male come strategia, sono costretto alla fuga. Quindi, allora, se a fuoco ardore non mi può scottare con corpo di fuoco, vado con sempre Tyrantrum, sì. È uno dei Pokémon che sono da livellare. Livello dovrebbe essere piuttosto alto, non ci ho fatto caso. Vediamo un po'. È al 36. Quindi saranno necessarie due spaccaroccia sicuramente. Se non faccio un crit. E difatti, come avevo previsto, non basta. Finta la incasso ottimamente, i lefties mi fanno riprendere un po' di PS e con un'altra spaccaroccia, spacciaroccia, sì, spaccaroccia, chiudiamo i conti. Ok, salutiamo il cane infernale e abbiamo sconfitto l'ufficiale crapapelata del Team Flare. Dalla mia analisi della situazione risulta che è stata una sconfitta totale. Che spirito di osservazione. Vediamo se dobbiamo affrontare anche l'altro ufficiale o quello che è. Occupati tu di questo intruso. Non c'è problema. Forza, allenatore, fatti sotto. Qui non abbiamo manco il tempo. Ah no, abbiamo il tempo di caricarci volendo, cosa che non faccio perché tanto non è il caso. Io sono Akebia. Come puoi vedere, sono una scienziata e conduco le ricerche su una certa cosa per conto del Team Flare. Mi dispiace dirtelo, ma mi hanno chiesto di sbarazzarmi di te. Quindi affrontiamo un altro ufficiale, penso che sia. No, non è un ufficiale. Che diavolo ha sugli occhi? Cos'è quella benda lì? È oscena. Affrontiamo Akebia, che manda in campo un Maitiena. Dovevo aspettarmelo, perché hanno principalmente Pokémon buio. Quindi sono costretto a un altro switch di Guardi. Questo qui è un livello superiore del Houndoom precedente, al 38. Ottimo, io ho tracciato prepotenza, quindi ho abbassato l'attacco. Che botta di culo. E facciamo scendere in campo nuovamente Tyrantrum. Quindi la sua offensiva è limitata. Va diviso truce, ma comunque penso che sarei stato più lento, vista la lentezza assoluta del mio T-Rex. E andiamo, tanto per variare, spaccaroccia. Ci fa bullo, ci confonde, però ci aumenta esponenzialmente l'attacco di due livelli. Quindi può darsi che se non mi colpisco da solo con una spaccaroccia adesso lo faccio fuori in un colpo. Come non detto, anzi mi faccio parecchio male anche. Devo solo sperare di non colpirmi di nuovo da solo, altrimenti è cacca, signore e signori. Sono più veloce io nonostante il viso truce. What? Spaccaroccia a questo punto, brutto colpo. Con l'attacco aumentato di due livelli, super efficace. Ciao ciao Maitiena. E Guardi sale al livello 44. Bene. Greninja sale al 48 e Charizard sale al 49, cioè esperienza a non finire. Ci avviciniamo al livello 50 per Charizard. È impressionante per il punto dove sono. Non c'è che dire, sei forte. Eh sì, sei proprio forte. Molto bene, abbiamo affrontato anche questi due ufficiali. Ah, che
che ragazzino interessante, ma adesso devo salutarti. Alla prossima. E si sono dati alla fuga. Sì. Giunge qualcuno nelle nostre vicinanze. Parte una musichetta alquanto da cartoon. Oh, due eroi mascherati. Hai sgominato quei loschi individui prima ancora che arrivassimo. È un bene che ci siano tante persone pronte a difendere Kalos. Per ringraziarti, rimettere in sesto la tua squadra. Ma grazie. Tu e la tua squadra formate una combinazione perfetta. Tuttavia, non bisogna strafare. Tieni, prendi queste. E ci dà... Oh, bene, un paio di ricariche totali. Non male. Grazie a voi è tornata l'elettricità a Luminopoli. Questo vuol dire che ora è di nuovo possibile passare per il percorso 13 e per il varco che conduce a Luminopoli. Bene, ora dobbiamo andare. Noi personaggi misteriosi siamo molto impegnati. E senza ulteriori indugi ti lanciamo il nostro... Au revoir! Ok, quindi abbiamo salvato la regione di Kalos dai vari blackout. A questo punto, se tornate indietro nella sezione precedente alla centrale, prendete questa scorciatoia, fate prima piuttosto che fare tutto il giro, visto che il membro del Team Flare se n'è andato. Prima di uscire dalla centrale, però, ripassate dove c'erano gli addetti ai lavori della centrale tenuti in ostaggio, perché vi daranno un paio di strumenti. Principalmente parlate con questo. Lo sapevo che ci avreste salvati. Vi darà la MT43, ovvero nitrocarica, una mossa fuoco abbastanza utile nel corso dell'avventura. E se parlate con forse questa scienziata, grazie a te la tua squadra energia elettrica è tornata. Tieni, questa è per ringraziarti. Vi darà una calamita, che è uno strumento se assegnato potenzierà le mosse di tipo elettrico. Quindi fatto ciò, se volete acquistare le acqua fresche, parlate con questo omino. Adesso i suoi prezzi si sono ridotti del 33%. Che ne dici un po' di acqua fresca? Di solito una bottiglia costa 200 poche crediti, ma ti farò un prezzo speciale, 100 poche crediti. Cioè, adesso che abbiamo ripristinato l'energia, il prezzo è passato da 300 a 100. Quindi cosa molto conveniente, non acquistatele prima. Io personalmente non le comprerò perché l'acqua fresca ripristina solo 50 PS, cosa che al momento non è che sia più tanto favorevole a me, visti i punti salute che ho da ripristinare e i livelli alti. Quindi, fatto ciò, abbiamo fatto tutto all'interno della centrale, abbiamo ripristinato la corrente, possiamo uscire da questo edificio. E adesso, ripristinando l'energia elettrica per la città di Luminopoli, abbiamo sbloccato un varco che prenderò adesso nel percorso 13, quindi vi condurrò lì. Il varco dovrebbe essere da queste parti. Ci bloccava prima questo mino. Ci parliamo. Forse quelli della centrale Kalos erano in sciopero. Sì, la faccia dello sciopero. Se non c'ero io, altro che. E procediamo in direzione di questo varco che si è creato verso la città di Luminopoli. Ha ricevuto in dono la vita eterna. What? Chi o cosa diavolo sei? Cos'era? Era un gigante? Individuo enigmatico. Quindi non sappiamo nulla di questo individuo al momento. Di cui può darsi che sia uno strumento. Vediamo un po', spacchiamo un po' di roccia, approfittiamo prima di interrompere la parte. Difatti c'è uno strumento, una caramella rara potete trovare, molto bene. Va lento perché sono controcorrente al momento. Se girovagate per il percorso 13 adesso, dopo che avete sbloccato l'energia elettrica, potete trovare uno strumento che precedentemente non si poteva trovare, uno strumento invisibile, più nel dettaglio, una polvostella in giro per il deserto. Cosa che io non farò al momento, magari lo farò off screen. Quindi prendiamo questo varco che ci conduce verso la capitale di Kalos. Luminopoli non è più la stessa da quando la sua torre non è più illuminata.
Durante il blackout, Lem correva di qua e di là per cercare di sistemare le cose. Quindi, percorso questo varco, direi che siamo giunti a Luminopoli. Però ci ferma qualcuno, quindi facciamo questo dialogo, interrompiamo la parte. Ti ho visto da lontano e ho fatto una corsa. Sai, sembra che a Luminopoli sia finalmente tornata la centrale, la corrente elettrica. Pare che qualcuno abbia sistemato quei manigoldi che avevano messo le mani sulla centrale. Che eroe! Chissà chi sarà stato, ma una mezza idea io ce l'ho. Sono stato io. Eh? Sei stato tu? Ma sei una forza. Comunque volevo dirti una cosa. Pare che stiano per illuminare la torre. Andiamo a vedere. La torre è il simbolo di Luminopoli, sai? Qua lì è la Tour Eiffel. Ecco, andando dritto per di qua arriveremo alla Torre Prisma. Quindi, nel prossimo episodio esploreremo tutto ciò che non abbiamo potuto esplorare nella parte 6, se non vado errato, di questa guida. Luminopoli ha nuovi accessi, quindi nuovi negozi, nuovi luoghi da visitare. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi della visualizzazione. Come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel commentino, un bel pollice in su, che sono sempre graditi. E ci vediamo alla prossima parte. Ciao!